Professore, siamo qui oggi a parlare di intelligenza artificiale, una sfida per il futuro. Abbiamo avuto player privati del mondo privato e ci sono le università qui. Ma questa intelligenza artificiale è una sfida per il futuro, ma è una minaccia o un'opportunità, soprattutto per quanto riguarda la pubblica amministrazione italiana? Dal mio punto di vista è sicuramente un'opportunità. Potrebbe essere una minaccia se utilizzata in maniera non corretta, questo è sempre vero e può essere sempre vero, però da questo punto di vista sappiamo bene come anche dal punto di vista regolatorio la Commissione Europea, in generale l'Europa, sta facendo molto. È stato di recente approvata la versione prevalente definitiva dell'AI Act e quindi da questo punto di vista abbiamo anche gli strumenti per poter finalmente utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera adeguata, per cui non può che essere un'opportunità e da questo punto di vista sarà molto importante riuscire a realizzare un vero e proprio ecosistema, perché da questo punto di vista tutti quanti i player, oltre a quelli che in qualche modo citato, ma penso soprattutto alle università, ai centri di ricerca, alle tante anche start-up che verranno a essere messe in campo, diciamo, in questi anni, possono dare un contributo davvero significativo. Da questo punto di vista abbiamo anche visto che ci sono degli investimenti importanti, sono stati anche annunciati da parte del governo e quindi non possiamo che essere d'accordo sul dire che è una sfida sicuramente da raccogliere, ma sarà una grande opportunità se tutti, ripeto, potranno dare e vorranno dare il loro contributo. Oggi abbiamo parlato anche molto di dottorati nazionali sull'intelligenza artificiale, quindi la formazione. Secondo lei abbiamo fatto abbastanza da questo punto di vista come sistema paese o possiamo fare di più? No, sicuramente possiamo fare di più. Il tema dei dottorati nazionali, che è stato sollevato anche oggi, è fondamentale. C'è stato un investimento molto significativo già fatto, diciamo, in precedenza e che speriamo possa sicuramente continuare. Nel nostro caso anche la nostra università, ma come altre, sono anche sedi amministrative del dottorato nazionale. Ma a mio avviso, diciamo, deve essere anche maggiormente permeata proprio, diciamo, tutto il sistema dell'istruzione deve essere maggiormente permeato rispetto all'intelligenza artificiale. Io uso un termine che alle volte si vede in giro, che è AI literacy. Cioè dobbiamo in qualche modo far sì che ci sia una maggiore consapevolezza a tutti i livelli, partendo ovviamente dalla scuola e formando sia da un certo punto di vista, diciamo, gli insegnanti e poi dando anche la possibilità, almeno dalla scuola superiore in poi, di avere una specifica formazione anche per gli studenti su questi temi. E poi c'è tutto il discorso della multidisciplinarità che diventa fondamentale, quindi anche sfruttando i nuovi dettami normativi si potranno a mio avviso mettere anche in campo tutta una serie di percorsi multidisciplinari in cui l'AI si potrà fondere con altre discipline, sempre per aumentare la consapevolezza, la conoscenza e anche le competenze che sono richieste poi dal mercato anche.